Buonasera, i principali titoli di questa edizione: ad Amantea sulla strada statale 18 perde la vita un 28enne, poi la Guardia di Finanza di Locri che scopre una falsa invalida, denunciata la donna insieme ai due figli. Assolti poi Ennio Spina e Nicola Frangipane sui presunti abusi della discoteca Il Blu di Copanello. Per la politica locale, il gruppo di opposizione Badolato rinasce, replica al sindaco Gerardo Mannello, e a Davoli non si placano le polemiche. Cosimo Femia attacca Giuseppe Papaleo. A tra poco. Ben ritrovati in studio. Un 28enne, Francesco Pagliaro, è morto dopo essere stato investito da un furgone per cause in corso di accertamento sulla strada statale 18 ad Amantea. La vittima è deceduta sul colpo. Il conducente del mezzo commerciale si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente, avvenuto nella notte, sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne, che stava procedendo a piedi. E adesso per la cronaca ancora la notizia degli arresti di Catanzaro, il servizio. Torniamo a parlare dell'operazione che ha portato all'arresto dei rapinatori presso l'Istituto di Vigilanza Sicur Transport. Le interviste al procuratore aggiunto della Repubblica Vincenzo Luberto, al capo della squadra mobile, al vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Catanzaro è controllata dalle cosche cotronesi. Questo, ribadisco, è un dato che emerge da diverse investigazioni, sia nell'ambito del processo Criterion, che ha come oggetto il locale di Cutro, sia nell'ambito del processo cosiddetto Johnny, che ha ad oggetto le cosche isolitane, si dimostra che il territorio è controllato da questa sorta di confederazione delle cosche cotanesi. Nel caso di specie abbiamo elementi forti per dire che il Cutresi, Mesorachesi, Petilini e Isolitani hanno concesso, hanno autorizzato questa rapina, contribuito alla logistica. Quello che impressiona è quanto i Rom siano ormai aggregati alle cosche, siano fra loro coesi, in quanto le auto per esempio sono state rubate a Cosenza, l'ariete utilizzato per sfondare il cavò rubato a Rossano. Veramente impressiona questa denuncia di un mezzo così importante anche dal punto di vista fisico, che viaggia con trasporti eccezionali e che quindi impiega un tempo non breve per raggiungere Catanzaro da Rossano. Veramente impressiona questa denuncia così tardiva, che fin da subito ha lasciato intendere di una complicità di questi imprenditori. Sicuramente la rapina più ricca mai avvenuta in Calabria. Non mi consta che vi siano mai stati colpi, diciamo così, altrettanto fruttuosi per i criminali. Più di 8 milioni di euro sono una cifra davvero considerevole. Magari sembra meno di quanto avrebbero potuto portare via, ma 8 milioni di euro sono davvero una cifra. È un'indagine sicuramente articolata, che mette dentro una importante attività di ricostruzione dei dati sul territorio. Siamo ancora in attesa di risultanze circa alcuni prelievi di DNA che abbiamo rinvenuto su alcuni oggetti pertinenti al reato sulla scena del delitto. Mette insieme una serrata attività di investigazione tecnica, di intercettazioni telefoniche, ambientali, di analisi di videosorveglianza. Mette insieme anche il contributo dichiarativo di una collaboratrice di giustizia e di altri testimoni, che aiutano a leggere in maniera unitaria il disegno relativo a questo fatto.
Sì, il fenomeno in generale nella sua complessità e nella sua manifestazione territoriale non è sicuramente nuovo, insomma la malavita foggiana e soprattutto cirignolana è nota sul territorio nazionale per aver commesso in più occasioni assalti a cavò o a furgoni portavalori. La specificità di questa inchiesta è aver testimoniato che c'è stato un connubio molto forte tra, diciamo, i massimi vertici di alcuni segmenti della criminalità cerignolana e ambienti della criminalità calabrese connessi anche a contesti di criminalità organizzata di tipo 'ndranghetista. La Guardia di Finanza scopre falsa invalida nel Regino, denunciata la donna insieme ai due figli. Una falsa invalida è stata scoperta dai finanzieri del gruppo di Locri. Dalle indagini, supportate dagli esiti di appostamenti e videoriprese, è emersa l'effettiva autonomia della donna, in grado di svolgere ogni normale attività della vita quotidiana, come percorrere tratti di strada, scale, salire e scendere dall'autovettura, nonché recarsi autonomamente alle urne in occasione delle ultime elezioni. La donna, tra l'altro, dopo il riconoscimento dell'invalidità, riconosciutale dalla Commissione Invalidi Civili, ha fatto ricorso al Tribunale di Locri ottenendo uno status ancora più grave di invalidità. L'handicap ha consentito alla figlia, medico di un'azienda sanitaria provinciale calabrese, di beneficiare dei giorni di permesso mensili retribuiti per assistere la madre, provocando, secondo l'accusa, gravi disservizi alla struttura di appartenenza. È stato accertato che le assenze del medico hanno interrotto in diverse occasioni un pubblico servizio. L'altro figlio, anch'egli dipendente pubblico, ha potuto invece beneficiare indebitamente di un trasferimento dalla sede di lavoro più vicina alla propria residenza. Le indagini si sono concluse con la denuncia della donna e dei figli per truffa aggravata ai danni dell'INPS. Donna segregata e violentata a Rosarno, in manette un 37enne. Sequestro di persona e violenza sessuale aggravata e continuata. Con questa accusa il personale della Polizia di Stato del commissariato di Gioia Tauro ha tratto in arresto a Rosarno un 37enne. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di una cittadina inglese che è stata anche violentata in concorso con altri due extracomunitari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli agenti, allertati da una segnalazione dell'interno, Interpol, hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Rosarno la donna che è riuscita a scappare dal luogo di segregazione. La vittima degli abusi ha fornito agli agenti elementi utili per individuare i suoi aguzzini. Gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione nell'appartamento indicato dalla vittima quale luogo di prigionia, accertando la presenza di altri due cittadini extracomunitari della Repubblica del Mali ritenuti responsabili dei reati in concorso con un cittadino del Burkina Faso. Droga, armi e oggetti per l'affiliazione ai clan trovati nel Vibonese. Droga, armi e materiale usato per l'affiliazione all'Andrangheta. Lascia intravedere scenari inquietanti il ritrovamento effettuato dai carabinieri nel Vibonese. I militari di Nicotera, Limbadi e Ioppolo, assieme ai colleghi dello squadrone cacciatori di Calabria, hanno portato a termine una serie di controlli in alcuni appartamenti della contrada Bragoa Nicotera Marina. Al termine di una perquisizione, i militari hanno trovato a casa di un uomo ucciso nel 2011, ma di fatto nella disponibilità di suoi due nipoti, una pistola e un fucile con matricola brasa, 90 cartucce, un passamontagna, due giubbotti antiproiettili, 282 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, nonché vario materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno poi trovato quelli che rappresentano degli oggetti usati per i rituali di affiliazione all'Andrangheta. Un uomo di Laino Castello, Domenico De Franco, di 59 anni, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. De Franco è accusato di aver sparato il 17 aprile scorso a Laino Castello un colpo di fucile contro un 82enne, mentre l'anziano stava lavorando nel proprio terreno. Non rimossero i sigilli della struttura sequestrata, assolti. Assolti per non aver commesso il fatto, così si è concluso il procedimento penale che vedeva imputati con l'accusa di rimozione dei sigilli apposti a seguito di sequestro, motivato da presunti abusi edilizi, sulla nota discoteca Il Blu di Copanello, Ennio Spina e l'architetto Nicola Frangipane, rispettivamente difesi da Francesco Severino e Alessandro Palasciano.
Il giudice infatti all'esito dell'istruttoria aveva rinviato l'udienza per sentire le discussioni della pubblica accusa e dei difensori degli imputati. A fronte della richiesta avanzata dal PM di condanna a 4 mesi e 200 euro di multa per ciascuno, le difese hanno argomentato le proprie ragioni chiedendo l'assoluzione che infine è stata decisa. Dopo l'intervento del nostro collega Bruno Cirillo, che ha segnalato la situazione dei servizi igienici della Casa della Salute di Chiaravalle, i servizi appunto nei quali mancavano carta igienica, tovagliette e dispenser del sapone, siamo felici di parteciparvi che il problema è stato risolto, come si può vedere appunto in queste foto. Complimenti a chi ha provveduto, ma complimenti anche al nostro Bruno Cirillo, sempre attento a segnalare i disservizi sul territorio. E non è finita qui, ci ha assicurato sempre il nostro amico Bruno. E adesso una pausa, tra poco per le altre notizie. Ben ritrovati in studio. Questa notte la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta in Via Nuova nel comune di Catanzaro appunto per un incidente stradale. Una vettura Nissan Almera, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo e sbandando si scontrava con 4 auto parcheggiate sui lati della strada. L'impatto violento con una delle vetture procurava il cedimento del muretto di delimitazione della carreggiata con conseguente crollo di pietre sulla via sottostante. Alla guida dell'autovettura un giovane di 21 anni che riportava ferite e contusioni. Lo stesso, preso in cura dal personale del 118, veniva poi trasportato presso la struttura ospedaliera di Catanzaro. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle autovetture e del muro interessato dal crollo. E adesso un servizio da Vibo fece irruzione in una scuola e minacciò un ragazzino indagato, un 36enne. Entrò in una scuola lo scorso 5 febbraio durante le lezioni, dirigendosi nella classe della figlia, dove minacciava un ragazzino davanti agli occhi impauriti degli altri allievi e della maestra. Ad un uomo di 36 anni, noto alle forze dell'ordine, accusato di interruzione di pubblico servizio e minacce, è stato notificato dai carabinieri l'avviso di conclusione indagini. L'uomo nella circostanza, dopo aver raggiunto l'istituto scolastico nel pieno centro cittadino di Vibo Valentia, avrebbe rivolto frasi minacciose all'indirizzo del ragazzino 13enne. Sul posto, nell'immediatezza, erano intervenuti i carabinieri e l'indagato aveva tentato nuovamente poi di fare irruzione nell'aula, venendo però bloccato dai militari. Discariche e abbandono di rifiuti nell'Interland del Lametino, controlli e sequestri dei carabinieri. Discariche abusive e abbandono incontrollato di rifiuti, i carabinieri della compagnia di Girifalco insieme al personale del gruppo forestale di Catanzaro e di Reggio Calabria hanno effettuato un ampio servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei reati ambientali. Il servizio ha visto l'impiego di un drone in dotazione ai forestali, dotato di videocamera, fotocamera e termocamera, condotto da personale addestrato e in possesso delle previste abilitazioni, che ha supportato la localizzazione di una dozzina di siti nelle campagne di diversi comuni del Catanzaresi. A Girifalco, nella località Montecovello, Vosina, Spanò, Carbonale e Rimitello, 5 aree di proprietà sia privata sia demaniale sono state poste sotto sequestro perché luogo di attività di gestione non autorizzata di rifiuti solidi urbani, così come a Cortale, in località Piano, dove questi erano gettati in una scarpata, anche a Curinga, nella pinetta di Acconia, in località Sirene, e a Maida, nella località Schiavello, sono stati rinvenuti luoghi di abbandono di rifiuti da segnalare ai comuni competenti per una successiva bonifica. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso. Emodanneggiati calabresi senza risarcimenti mensili. Blitz del 5 Stelle di Ippolito alla cittadella regionale. Le uniche 2 persone che oggi ci potevano dare una risposta in regione non c'erano, mentre i funzionari si sono stretti nelle spalle. Una visita senza preavviso, quella fatta dal deputato del Movimento 5 Stelle alla Camera, Giuseppe D'Ippolito, negli uffici della cittadella regionale, per provare a vederci chiaro sulle problematiche che in Calabria stanno gettando nello sconforto circa 1.300 cittadini emodanneggiati. Sono venuto a fare una verifica sull'andamento di una situazione che mi è stata segnalata dall'Associazione degli Emo Danneggiati, cioè di tutte quelle persone vittime di problemi legati a sangue infetto, a problemi legati alla trasfusione, a problemi per i quali esiste una legge nazionale ormai da anni che prescrive che tutte queste persone, e ripeto sono 1.300
500 in tutta la Calabria hanno diritto a ricevere un risarcimento, un'indennità mensile. Se non che, mi riferiva la signora Mendicino, che è la presidentessa di questa associazione, è un po' di tempo che in regione, che ha ricevuto le competenze del Ministero, questa situazione si è bloccata. Allora io sono venuto senza preavviso per vedere dove erano le ragioni di questo blocco. Ho chiesto del dirigente del Dipartimento Sanità Zito e non c'era. Ho chiesto della delegata a questa materia, la dottoressa Crucitti, e non c'era neanche lei, e mi dicono che lei ha preso la delega e dopo poco si è messa in ferie. In sostanza, nella fase di liquidazione delle vecchie pratiche già istruite e complete, manca la firma di un dirigente. Per le pratiche che vanno istruite per il futuro sono state date istruzioni agli uffici per chiedere documentazione a ciascuno di loro consistente un certificato di esistenza in vita, quando voi tutti sapete esiste una legge dello Stato che prevede che all'interno delle pubbliche amministrazioni i certificati devono essere richiesti direttamente dall'amministrazione che ne ha necessità. Appesantire ulteriormente con questi oneri tutta questa gente, tra la quale ci sono persone anziane, persone malate, persone che non hanno dimestichezza con gli strumenti telematici, a inviare una autocertificazione con PEC, con posta raccomandata o addirittura portandola di persona, mi sembra veramente un accanimento. E le due persone che mi dovevano dare una risposta non c'erano. I funzionari si sono stretti un po' nelle spalle, mi hanno rappresentato difficoltà di accedere direttamente a informazioni dei comuni. Io di rimando ho detto basterebbe chiedere l'accesso diretto all'anagrafe dei comuni e il problema si risolverà. Su questo tema, sulle modalità di svolgimento di questa di queste problematiche, adesso valuterò come investire direttamente il Ministero o con un atto di sindacato ispettivo, con un'interrogazione o addirittura con una richiesta di chiarimenti presso la direzione competente. E adesso apriamo una finestra sulla politica locale e ci spostiamo a Badolato. Nei giorni scorsi su questa emittente abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sindaco di Badolato che, a seguito dell'approvazione ministeriale del bilancio comunale, lanciava accuse nei confronti dell'opposizione Badolato Rinasce. Secondo il sindaco, sulla questione del bilancio, oltre a disertare l'ultimo consiglio, si era chiesto pure alle sue dimissioni. Quindi oggi che arriva l'ok del Ministero, dovremmo, scrive l'opposizione, essere noi a dimetterci. Il discorso non fa una piega, non fosse tuttavia, prosegue la nota dei quattro di opposizione, per il fatto che in realtà il nostro gruppo ha disertato il Consiglio senza chiedere le dimissioni di nessuno, ritenendo semplicemente illegittima una convocazione fuori termini. Cosa abbastanza chiara e nota, su cui nessuno infatti ha mosso la benché minima contestazione. A tale prima evidente falsità, questo soggetto, prosegue la nota dell'opposizione di Badolato, aggiunge altre strampalate osservazioni, stabilendo che con le nostre dimissioni arriveranno altri quattro consiglieri di minoranza più responsabili, e cioè più morbidi nei suoi confronti. Evidentemente il soggetto non solo non capisce che metà del Paese non lo ha votato e lo mal sopporta, ma pensa pure di poter stabilire chi dovrà rappresentare i suoi oppositori. Ovviamente restiamo in attesa di leggere cosa ha scritto il Ministero, anche visto il mancato rispetto dei termini di legge e l'iter abbastanza anomalo seguito. Abbiamo assistito a situazioni non previste dalle normative e non conosciamo neppure le prescrizioni ministeriali. Registriamo però come a Badolato circoli una singolare inversione morale della situazione. È vero, come dice il sindaco Mannello, che dovremmo dimetterci, ma per la vergogna di stare in consiglio. Non abbia paura questo increscioso personaggio per il prossimo futuro, poiché presto risponderà per cose molto più gravi nelle sedi opportune. E adesso vediamo questa intervista all'assessore alle politiche sociali del comune di Davoli, Giuseppina Zangari.
Con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Tavoli, Giuseppina Zangari, si è parlato dei Vagere, si è parlato della mobilità, si è parlato della Family Card e si è parlato pure di quello che si è fatto a Tavoli qui in questi 3 anni di amministrazione comunale. Sì, si è fatto un excursus su quella che è stata tutta la nostra attività amministrativa. Ovviamente io ho concentrato l'attenzione su quello che è stato il percorso delle politiche sociali, politiche sociali di cui si sta parlando anche tanto in questo periodo per effetto del trasferimento di competenze che c'è stato dalla Regione ai Comuni e che si sta adesso completando, come avete visto oggi, con l'approvazione anche del regolamento per l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito. Il Comune di Tavoli ha cercato di adoperarsi in questi anni nell'ambito delle politiche sociali utilizzando quel poco di risorse a disposizione che abbiamo messo a disposizione noi amministratori con la riduzione delle nostre indennità. Come ho detto anche nella relazione, il sociale per me non significa soltanto effettivamente le prese in carico da parte di assistenti sociali o di psicologi, ma attenzione verso le famiglie e soprattutto verso i cittadini, insomma, che hanno bisogno anche di servizi in più che possono consentire di conciliare meglio la loro vita familiare. Con la riduzione delle nostre indennità abbiamo infatti attivato diversi servizi come il prescuola, l'assistenza sullo scuolabus, abbiamo fatto la Family Card. Abbiamo dato assistenza alle famiglie con anziani e tutto questo favorevolmente utilizzando peraltro risorse del nostro territorio, quindi altri cittadini che hanno partecipato e hanno fatto lavanda per le graduatorie dei voucher del servizio civico e del nuovo progetto di contrasto alla marginalità sociale, quindi servizio che crea servizio, questo è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda la Family Card sono orgogliosa del fatto che è stata istituita ben 2 anni fa, 90 famiglie ne hanno fatto richiesta, circa 40 attività commerciali hanno aderito e si sono convenzionati con il Comune e abbiamo anticipato di 2 anni quella che è invece la nuova carta delle famiglie ministeriale che è stata istituita da poco e che andrà ad interessare le famiglie con 3 minori che non superano una certa soglia di reddito e quindi il Comune di Tavoli già si trova avvantaggiato perché avendo le 40 attività commerciali può adesso proporre una nuova convenzione e queste attività avranno una visibilità anche a livello nazionale perché ovviamente andranno sul sito del Ministero e la carta delle famiglie potrà essere utilizzata su tutto il territorio italiano. Sempre a Tavoli non si placano le polemiche dopo l'intervento del sindaco Giuseppe Papaleo ai nostri microfoni. Adesso è il capogruppo di opposizione Cosimo Femia che interviene. Diciamo che le somme urgenze non sono cose che si fanno per divertimento o per puro spirito di voler spendere risorse. Le somme urgenze derivano innanzitutto da eventi eccezionali, quali sono le alluvioni oppure particolari eventi atmosferici. Il sindaco ha avuto la fortuna in questi 3 anni di non incorrere in nessuno di questi eventi atmosferici eccezionali. C'è invece chi, come il sottoscritto, nel 2008, nel 2009 e inizio 2010, ha avuto queste catastrofi che si sono verificate sul nostro territorio. Lei non so se si ricorda, ma a mia fine legislatura c'era quel fenomeno di quel laghetto che si era creato nella zona di Piane di Bella per effetto delle eccessive piogge che si erano verificate in quel periodo. Là le somme urgenze che abbiamo dovuto fare non le abbiamo fatte perché il sindaco voleva divertirsi a spendere soldi, ma perché dovevamo mettere in sicurezza le abitazioni, dovevamo mettere in sicurezza dalla continuazione di quell'evento anche i territori che erano interessati. Quindi, oltretutto nel 2009 abbiamo avuto un evento alluvionale particolarmente consistente e abbiamo dovuto investire quelle risorse con somme urgenze per garantire alle persone di poter accedere alle proprie abitazioni, per evitare che frane si verificassero e andassero a cadere sulle abitazioni delle persone. Quindi sono elementi che sono stati messi in campo per garantire incolumità e sicurezza ai cittadini. Non certamente per mettere in sicurezza un lungomare, così come ha fatto l'amministrazione Papaleo nel 2017, per mettere in sicurezza un lungomare da un evento alluvionale che era particolare, da un evento quale la mareggiata, che era particolarmente prevedibile. Quindi là sì veramente che sono state sperperate quelle somme urgenze.
sono state spese per mettere in sicurezza una parte di lungomare, ma che dovranno essere continuamente spese se non si troverà una soluzione, proprio perché si è voluto posizionare un'opera su un'area a forte rischio allagamenti. Quindi il voler dire che gli altri sperperavano i soldi, anche questa è un buttare fango sulle persone, è un mettere sul piano del livore, sul piano della negatività degli altri, la propria attività amministrativa. E non è corretto. Non è corretto perché, oltretutto, vantarsi di un qualcosa che non la chiamiamo sommorgenza, ma la si può chiamare oggi affidamento diretto. L'amministrazione comunale oggi su certe cose, particolarmente, anche se la norma lo consente, però la gran parte delle attività che si svolgono sul territorio di interventi sono fatte con affidamenti diretti, senza procedura di gara. Ripeto, lo consente la norma. Però sarebbe giusto e corretto, nel momento in cui c'è il tempo per poterle affrontare, di indire quelle piccole gare o accettare diversi preventivi per la realizzazione di opere. Quindi un voler denigrare continuamente chi ha amministrato in precedenza penso che sia un modo scorretto. Quindi lo invito ad essere innanzitutto meno nervoso, ad essere più calmo nelle affermazioni che fa e ad accettare quelle che sono le regole della democrazia. E subito dopo il telegiornale vedremo un approfondimento curato da Saro Gioitta proprio con l'intervista a Cosimo Femia. Presentata alla cittadella regionale la ricerca La SLA, questa sconosciuta. Si è svolta nella sala oro della cittadella regionale la presentazione dei risultati della ricerca La SLA, questa sconosciuta, condotta nell'arco degli ultimi 6 mesi del 2017 su tutto il territorio calabrese. Un monitoraggio a cura delle associazioni FISH e AISLA con la collaborazione della Regione Calabria, che ha interessato le persone ammalate di SLA, i caregiver, i medici di medicina generale, gli specialisti, i funzionari e le figure che ruotano intorno ai servizi rivolti alle persone che convivono con questa patologia. Sì, ed è anche stata una esperienza che ci ha in qualche modo anche un po' sorpreso, un po' tutto. Siamo andati casa per casa e abbiamo censito circa 120-130 persone con la SLA. Siamo riusciti a fare in tutto 238 interviste. Però compresi medici specialisti, medici generici che seguivano le persone e i caregiver. E praticamente sembra un numero piccolo, per una ricerca sembra che non ci sia un campionario importante, però se poi si va a pensare ai grossi bisogni che queste persone hanno per poter in qualche modo sopravvivere la loro esperienza con la SLA, perché è un'esperienza piuttosto pesante, non sono pochi e necessitano anche di un'assistenza molto particolare, per cui non si può improvvisare, non possono neanche essere calcolati insieme a tutti gli altri, perché c'è proprio bisogno di intervenire, perché altrimenti quegli anni di vita, di convivenza con la SLA diventano davvero troppo traumatici. Assolutamente, se pensiamo a un fondo che risale al 2012 e che solo adesso siamo riusciti a portare alla luce finalmente questa ricerca, gli anni sono tanti, come i ritardi sono costanti anche su altre situazioni, quindi ci auguriamo che possa essere un primo passo, una risposta verso una patologia così rara e da oggi riniziare rimettendo appunto con delle basi, con dei dati certi per riprogrammare in maniera adeguata quelli che sono gli interventi per questi pazienti. Qual è l'identikit del malato di SLA calabrese? Abbiamo visto dei pazienti gravissimi, la maggior parte appunto sono già in condizioni, in fase abbastanza avanzata, hanno una prospettiva di vita veramente breve purtroppo, tant'è che tanti di loro che hanno risposto al questionario oggi non ci sono. Quindi richiedono interventi immediati, risposte immediate. Assolutamente sì, frequento la regione da almeno 5 anni, mi sono resa conto che i cittadini calabresi hanno dei diritti che sono
soggiaciuti non soltanto sono disattesi, perché manca la conoscenza, manca la consapevolezza da parte anche dei professionisti di ciò che in realtà il paziente affetto da SLA dovrebbe avere e non solo, magari potrebbe già avere in Regione Calabria. Do per certo che le ASP di riferimento, ma mi permetto di dire gli assessorati, debbano prendersi in carico questa denuncia che ne esce, perché questa survey, questa ricerca mette in evidenza chiaramente le mancanze e anche le necessità e le progettazioni che si devono fare e non rimandare ad altri tempi. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.